Sabato 27 maggio 2023, buonasera, benvenuti con l'informazione di Star News. I carabinieri della tenenza di Mister Bianco hanno arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto il presunto autore di una rapina commessa lo scorso 7 gennaio ai danni di un bar di una stazione di servizio. Ma sentiamo i dettagli in questo servizio. Rapina aggravata e reato contestato a Santo Alessandro Galeano, arrestato dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco. Lo scorso 7 gennaio un rapinatore solitario, dopo aver fatto il suo ingresso all'interno di un bar annesso ad un impianto di distribuzione a carburante lungo lo stradale Cravone del comune di Catania, ha minacciato con una pistola semiautomatica le commesse dell'esercizio commerciale per impadronirsi dell'incasso giornaliero. Le due ragazze presenti in preda al terrore sono state costrette ad obbedire alle minacce del malvivente, che ha prelevato il denaro contante dalla cassa ammontante a circa 1.500 euro nonché alcune stecche di sigarette in esposizione per la vendita. Successivamente si è allontanato con molta calma senza insospettire i clienti intenti a fare rifornimento alle loro automobili. Le varie fasi della rapina registrate dall'impianto di videosorveglianza sono state acquisite dai militari dell'arma, che le hanno analizzate individuando alla fine il presunto autore della rapina. Il modus operandi infatti del rapinatore, unitamente al riconoscimento delle sue fattezze fisiche da parte dei militari e dalle stesse vittime del reato, hanno permesso di individuare in Galeano quale presunto autore della rapina dello scorso 7 gennaio. Militari dell'arma che hanno notificato all'uomo il provvedimento cautelare. Il 49enne infatti si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza per altra causa. Ad Adrano due giovani sono stati denunciati a piede libero dai poliziotti del locale commissariato in quanto ritenuti presunti autori del danneggiamento di un distributore automatico di bevande collocato in un esercizio commerciale di Corso Garibaldi. Vediamo. La Polizia di Stato del commissariato di Adrano ha denunciato a piede libero due giovani quali presunti autori di un danneggiamento perpetrato contro un distributore automatico di bevande collocato all'interno di un esercizio commerciale che si trova nella centralissima via Garibaldi, sempre ad Adrano. In particolare, la volante del commissariato è stata allertata dal titolare dell'esercizio, che ha segnalato quattro giovani che si erano introdotti all'interno del locale per danneggiare uno dei distributori automatici ivi installati. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato i quattro giovani. Infatti le indagini condotte dalla polizia scientifica attraverso la visione dei filmati delle telecamere installate all'interno dell'esercizio commerciale hanno permesso di individuare due degli insoliti avventori che hanno danneggiato uno dei distributori automatici, addirittura scardinandolo dalla parte cui era agganciato, forse nel tentativo maldestro di farsi erogare uno dei prodotti contenuti al suo interno. Gli indagati sono accusati di danneggiamento aggravato, reato per il quale è comminata la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Ancora un'intrusione all'interno di un istituto scolastico di Adrano. Nella notte, ignoti attraverso una finestra si sono introdotti nei locali del liceo Giovanni Verga, prendendo di mira il distributore di bevande e dopo averlo scassinato avrebbero portato via circa 20 euro di monetine. Sul fatto sta indagando la polizia del locale commissariato. Singolare episodio ad Adrano: durante la celebrazione eucaristica il parroco della chiesa San Paolo ha schiaffeggiato un uomo con problemi psichici che era salito sul presbiterio disturbando la sua omelia. Il video sta facendo il giro di WhatsApp, vediamo. Scoppiò una disputa. Il video è diventato virale, passando da cellulare a cellulare tramite il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp. Ad essere protagonista è il parroco della chiesa San Paolo di Adrano, Don Nicolò Petradia, e anche Agatino, un uomo con problemi psichici conosciutissimo in città. Quest'ultimo spesso si recherebbe in chiesa disturbando anche la Santa Messa. Il video in questione testimonia proprio un episodio di questo. Don Nicolò Petradia, impegnato nell'omelia durante la celebrazione eucaristica, viene disturbato dal signor Agatino, che ricordiamo non è stabile con la mente, ma teniamo a sottolineare che non ha dimostrato alcun atto violento. Quello che invece ha dimostrato purtroppo il sacerdote, che infastidito dalla sua presenza, dopo averlo richiamato più volte invitandolo ad allontanarsi, dapprima gli ha tirato un orecchio. Torna dopo, non mi far arrabbiare. Senza poi esitare a schiaffeggiarlo. Scoppiò una disputa.
Ja pistolebbi a un magazzino, non mi fare arrabbiare. Non contento, il prete insiste poi con gli schiaffi, ancora una volta, il tutto nell'assoluta inerzia dei fedeli presenti in chiesa in quel momento. Un atto che sta indignando molti per l'atteggiamento poco consono, diciamo così, del sacerdote, che invece dovrebbe accogliere chi soffre e chi ha bisogno, e invece addirittura lo minaccia di altri schiaffi. No, te ne rogno chi assai su voi. Siamo sicuri che questo episodio farà discutere anche nei prossimi giorni, magari con delle prese di posizioni da parte dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Intanto, auguri a Don Nicolò Petralia, che proprio oggi festeggia i 30 anni di sacerdozio. E in merito all'episodio accaduto nella parrocchia San Paolo di Edrano, parte della comunità adranita si mette a fianco al sacerdote, giustificando il gesto. Con questo folle non ne possiamo più, ci dicono, riferito all'uomo che stava disturbando la messa. Vediamo. E se da un lato c'è chi si indigna per quanto accaduto nella parrocchia San Paolo di Edrano, c'è anche chi giustifica il gesto di Don Nicolò Petralia. Diversi messaggi sono giunti questo pomeriggio in redazione dopo la pubblicazione del servizio su Facebook, proprio in difesa del sacerdote adranita. Padre Nicola Petralia non solo è un bravissimo prete, ma prima di essere prete è un grande uomo, si legge in uno di questi messaggi. Non sapete che è il primo ad aiutare tutti, proprio come il signor Agatino abbandonato da tutti. Posso testimoniare, dice chi ha scritto il messaggio, che è l'unico forse ad occuparsi maggiormente di lui. Quelli di padre Nicola non possono essere neanche chiamati schiaffi, ma bensì carezze per farlo allontanare perché stava disturbando. Quindi non facciamone uno scandalo. Chiude la nota. In un altro messaggio inviatoci si legge: vi chiedo di non ledere l'immagine di padre Nicola. Non sono una sua parrocchiana, ma conosco la bontà di quest'uomo. Con questo folle non ne possiamo più, sia per gli atti osceni che costantemente dobbiamo subire, per le brutte parole e anche per le mani che mette addosso a tutti. Padre Nicola è un buon sacerdote. Chiude il messaggio. Da più parti si invitano quindi le autorità competenti a prendersi cura di quest'uomo. Insomma, parte della comunità adranita si stringe a fianco a Don Nicolò Petralia, giustificando in qualche modo il gesto fatto durante la Santa Messa. Uno scatto di ira sicuramente da parte del sacerdote, ma di sicuro non bello da vedere e ovviamente da fare. Cambiamo decisamente argomento. Domani è lunedì, circa 1.400.000 siciliani saranno chiamati a eleggere i sindaci e a rinnovare i consigli comunali. Nella provincia etnea sono 19 i comuni nei quali si andrà al voto, tra cui Catania, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Mascalucia, Camporotondo Etneo e Maletto. Sentiamo. Sono 128 i comuni siciliani che domani e lunedì voteranno per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i consigli comunali e circoscrizionali. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La popolazione coinvolta è di 1.387.167 abitanti, di cui 301.000 anche per l'elezione di 6 consigli circoscrizionali e dei rispettivi presidenti a Catania. In 13 centri fino a 15.000 abitanti si voterà con il sistema maggioritario. In 15 comuni nei quali l'eventuale ballottaggio si terrà l'11 e 12 giugno con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.646 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.579. L'elettore sia per il consiglio comunale che per quello circoscrizionale può esprimere una o due preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso, una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa, il cosiddetto effetto trascinamento. Prevista anche la possibilità del voto disgiunto, che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Tra i 128 comuni chiamati alle urne ci saranno 4 capoluoghi di provincia: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Complessivamente nella provincia etnea sono 19 i comuni nei quali si andrà a voto, incluso il capoluogo sono 7 i centri
scendere al di sopra dei 15.000 abitanti, Aci Sant'Antonio, Aci Reale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e Masca Lucia. I 12 comuni nei quali si andrà a voto con sistema maggioritario sono Camporotondo e Tenneo, Castel di Udica, Maletto, Mineo, Piedimonte e Tenneo, Riposto, Sancono, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Sant'Alfio, Valverde e Biagrandi. Ritorno al passato per un gruppo di persone di Biancavilla che ieri sera hanno assistito alla proiezione di un film datato 1952, in quello che dagli anni 50 al 2004 è stato il glorioso cinema Trinacria. Vediamo. Qui è come rivivere Cinema Paradiso. Nostalgia, forse è questa la parola più adatta per descrivere l'emozione provata ieri per un gruppo di persone che si è ritrovato all'interno dei locali di quello che negli anni passati per Biancavilla è stato il glorioso Cinema Trinacria di via Dottor Antonino Portale, operativo dal 1951 al 2004. Per i presenti è stata l'occasione per ritrovarsi come ai vecchi tempi, con un pizzico di malinconia, in un posto che ormai purtroppo non c'è più, o meglio non ha più la funzione di cinema, chiuso come detto nel 2004. Ma dall'idea dello storico titolare Giuseppe Origlio, oggi 78enne, quel luogo ha ripreso a vivere e a ridare emozioni come un tempo. Infatti il signor Origlio ha invitato gli ex frequentatori del Cinema Trinacria per ritrovarsi insieme ancora una volta e gustare la visione, gratuito ovviamente, di un bel film. È stata la pellicola, anche se non più in celluloide, Gli occhi che non sorrisero del 1952 a far rivivere, come detto, l'atmosfera degli anni che furono. È una forte emozione perché è come ritornare bambino nei posti in cui, diciamo, sono cresciuto, e manca molto un cinema a Biancavilla e credo che sia importante provare a rivalutare quello che già abbiamo. Perché qui è come rivivere Cinema Paradiso e le emozioni sono forti. Del passato ricordo quando il cinema, prima di essere chiuso poi definitivamente, il signor Origlio portava proprio tutti i film che uscivano contemporaneamente a Catania. Certo, Etnapolis ha distrutto tutte le sale, le piccole sale dei paesi, e questa è stata una grande perdita perché praticamente si sono perse dei grandi punti di ritrovo, ma soprattutto anche culturali, interessanti, eccetera. Questo mi dispiace tanto e quindi certo c'è un po' di nostalgia. Non so se questo progetto avrà vita perché è un po' complesso, però è un piacere essere qui. E se sembra una bella emozione, a parte tutto che è a Biancavilla e non possiamo, non andiamo fuori, sarebbe bello se si potrebbe anche prolungare questa cosa anche per altre occasioni. Farebbe molto piacere. La sala cinematografica del Trinacria ha conservato ancora quell'atmosfera, quella magia che permette di ripercorrere quel sentiero dei ricordi. Per tanti anni è stato per Biancavilla l'unico cinema e quindi punto di incontro per intere generazioni, un luogo dove sono nati anche amicizie e amori, una magia però svanita purtroppo pian piano con la nascita delle grandi sale cinematografiche dei centri commerciali. Questa iniziativa nasce dal fatto che tutti quelli che io si incontravano con me, sia a Etnapolis che nel ristorante, mi rimproveravano perché io avevo chiuso il cinema. Allora un bel giorno ho deciso che tutti insieme li ho riuniti e ci ho fatto delle proiezioni gratis e film inediti che loro conoscevano tutti e sono rimasti, diciamo così, in un certo senso contentissimi di questa mia iniziativa. È commovente perché si ricordano quando erano ragazzi e oggi sono mamme, sono nonne. Tutto questo fa, diciamo così, la magia del cinema. La buonanima del signor Origlio Gaetano, mio padre, ai tempi del cinema muto, c'erano l'opera dei pupi e frequentava l'opera dei pupi a Via Cittadella. Un certo Emilio Musumeci fece il primo teatro dei pupi. Poi si ritirò a Catania e questi pupi li comprò un certo San Filippo e ritornò di nuovo l'opera dei pupi. Con l'evento del sonoro decade l'opera dei pupi e c'è il cinema. Mio padre il primo cinema lo fece alla stazione dove c'è il cinacolo, dove c'è la strada ferrata. Fece un'arena di 800 posti. Il primo film è stato fatto nel 1949 ed era chiamato I pompieri di Viggiù, un successo strepitoso. La buonanima di mio padre, prima di fare il cinema, la prima sala da ballo
la fece alle grotte, aveva un piano a corda, si ci dava la corda con il tamburo, si cambiavano i mastrilli e cambiava la musica. E si guadagnava la lira, allora si pagava con i soldi. Un sordo senza femmina, due sordi con la femmina. Poi fece questo cinema, che qua c'era prima anche, qua c'era una sala da ballo con questo pianoforte. Nel 1954 qui ha fatto il primo cinema, la prima sala di cinema, solo la sala. Poi fece la tribuna e il primo film stereofonico, magnetico, è stato La Tunica. Insomma, una bella iniziativa quella del signor Origlio, che come una macchina del tempo è riuscito a riportare indietro, per l'appunto nel tempo, momenti impressi nella mente di chi li ha vissuti. Il vero cinema era pellicola e proiettore. Oggi tutto c'è nel telefonino, con il digitale abbiamo tutto nel telefonino, le piattaforme, la gente ha i film gratis, il cinema non esiste così. E quindi io, siccome sono un veterano del cinema e sono nato nella celluloide, ho terminato di fare cinema. Domani raccolta di sangue a Biancavilla a cura della locale sezione Avis. Questo e tanto altro nelle nostre notizie flash. Raccolta di sangue mensile a cura dell'Avis domani mattina a Biancavilla dalle 7.30 alle ore 11. L'automoteca dei volontari sosterrà davanti la sede di via Marconi 1 per accogliere i donatori che vorranno accostarsi al nobile gesto, utile soprattutto per chi ha bisogno di emotrasfusioni. E il biancavillese Placido Laudani, governatore dell'Arciconfraternita Santissimo Rosario e commissario dell'Arciconfraternita Maria Santissima Annunziata di Biancavilla, il nuovo presidente della Confederazione Diocesana delle Confraternite. Ad eleggerlo la maggioranza dei governatori presenti nel corso della riunione con il 75% dei voti avvenuta lo scorso giovedì nella chiesa Abbadia Sant'Agata a Catania. La nomina ufficiale potrebbe avvenire nei prossimi giorni dall'arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna. Dino Laudani subentrerebbe così all'uscente Francesco Salmeri, nominato dall'allora arcivescovo Monsignor Salvatore Cristina il 17 gennaio 2019. Il mandato ha durata di 3 anni. Domani pomeriggio si terrà nel santuario Madonna della Sciara di Monpileri a Mascalucia la festa diocesana dei giovani. Dopo l'accoglienza nel santuario della Madonna della Roccia a Belpasso, alle ore 17 si snoderà il pellegrinaggio della Croce Diocesana della Gioventù, che insieme al quadro della Madonna ha percorso tutti i centri della diocesi verso il santuario di Monpileri. A seguire animazione, musica, testimonianze e a conclusione della Pentecoste dei giovani la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo metropolita di Catania e Monsignor Luigi Renna e la consegna del mandato agli animatori. Lunedì alle ore 18 nella chiesa parrocchiale San Francesco di Paolo a Catania l'arcivescovo Monsignor Luigi Renna presiederà una santa messa in occasione del 25° di ordinazione sacerdotale del parroco biancavillese Don Placido Chisari, che fu ordinato a sud del Giappone a Katamatsu il 17 maggio del 1998. Per la preghiera consacratoria e l'imposizione delle mani del vescovo Monsignor Giuseppe Satoshi Fukaori. A Sferro è stato messo in sicurezza l'ordigno bellico, un proiettile da mortaio della Seconda Guerra Mondiale, ritrovato giovedì scorso da operai impegnati in opera di sbancamento nelle campagne, come detto, di Sferro in territorio di Paternò. Sono stati i carabinieri della locale compagnia ad occuparsi della messa in sicurezza dell'area e nei prossimi giorni invece saranno gli artificieri dell'esercito a provvedere al disinnesco e al brillamento dell'ordigno. Conferenza stampa di presentazione questa mattina a Paternò per gli eventi legati alla Giornata Mondiale dell'Ambiente. Sabato mattina 3 giugno a Paternò, pulizia delle aiuole di Piazza della Concordia in collaborazione con i volontari militari della base NAS di Sigonella. Domenica mattina 4 giugno, stand della Croce Rossa Italiana in Piazza Umberto con le piantine solidali. E lunedì 5 giugno alle ore 18, conferenza sul tema umanità e ambiente con la prevista presenza e partecipazione del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Con le notizie flash è tutto, grazie per averci seguito, a voi tutti una buona serata e una buona domenica.